anche la seconda? Eh? Sì, sì. Cosa ci vuole, si sa, per far successo con la gente? Si segue un filologico importante, la casa discografica adiacente, veste il cantante come un deficiente, lo lancia sul mercato sottostante. E questa è la canzone intelligente che farà cantare tutta la gente. E questa è la canzone intelligente che farà cantare, che farà ballare, che farà ballare. Lo shock in blu, ya-ta-ta-ta, ya-ta-ta-ta, ya-ta-ta-ta. Lo shock in blu, ya-ta-ta-ta, ya-ta-ta-ta, ya-ta-ta-ta. Lo shock in blu, non so se avete presente cosa sia il mare. Ya-ta-ta-ta, il mare è fatto. Ya-ta-ta-ta. Tutto avanti, no dietro. E poi tutta una roba piena d'acqua. Ma essa non è ferma come al palazzo del ghiaccio. Essa è tutta un po' tutta semovibile. Come semovibile? Alto, basso. Fermi, se no non si diventa neri. Lo shock in blu. Bravi! Iannacci, perché appunto ovviamente è un pezzo scritto da Iannacci per Coffi e Renato ed era appunto un momento lì, facevamo anche la gambetta ora. Sì. Vabbè, quella dello spettacolo, tanto la scintilla è partita, ora ci lavorate sopra e presto verremo. Chissà, a te, sì, chi sì, può sì, dire assolutamente. Intanto però stasera esatto, ora noi appunto vi salutiamo perché te prendi la macchina, vai al Teatro di Rifredi. Vado al Teatro di Rifredi e io se volete, sì, io ci vengo. Bravissimi. Mercoledì prossimo invece c'è appunto un musical, proprio un musical al Teatro Puccini di Firenze, Murder Ballad. Però perché il musical un po' si evolve, in Italia noi importiamo, quindi arriviamo un po' dietro. Invece negli Stati Uniti, in America, il musical è la forma molto contemporanea di linguaggio. C'era un video? Sì, c'è un promo. Allora facciamo questo, sì, proprio in chiusura, perché è il promo dello spettacolo che tu farai mercoledì prossimo. Poi ci sarà una tournée. È già in tournée, ha fatto Milano, okay, Torino, Verona, Napoli. Allora Luca, io direi di vedere questa ultima ultimo video dello spettacolo che Fabrizio porterà in scena mercoledì al Puccini. Come regia, quindi come non ci sono in scena, c'è un pelato ma non sono io. Una storia senza età, quale carta perderà? Arriverà tra un po' quella forza da cui se ne andò e sarà. Resta qui con me. Un bacio come tattoo sulla pelle anche quando non ci sei. Non va più via. È inciso sulla carne il marchio della mia maniera. È facile immaginare di comportarsi bene rispetto e civiltà degli altri, sì. Thank you.
Bravo. Allora. C'era Arianna, che è un personaggio incredibile. Arianna, sì, è stata la voce Disney per un sacco di tempo, sia nei film che nelle Disney. Chi è? Poi c'era chi sarebbe? Scusa, ignora chi è il che Disney? Ha fatto il Notre Dame. Vero? Notre Dame era Frollo e Notre Dame. Sì. E poi c'è Aria Vecone, che è anche produttore dello spettacolo. Miriam, insomma, che è un po' ora in questo momento una delle emergenti del musico italiano, una voce eccezionale. Allora ragazzi, io mi sono divertito tanto a stare con voi, spero anche voi, perché insomma veramente Fabrizio e Fabio sono due personaggi incredibili, grande carriera, grandi percorsi artistici, simpatici, ironici, un po' stravaganti, un po' folli, perché bisogna essere così sul palcoscenico, bisogna tirare fuori anche una componente follia, vero? Sì. Sì. Boh, se lo dici te. No, volevo la sua firma. Io mi fido. Non mi permetterei mai di contraddire. Mai. Cioè, va bene, allora guarda, posso dire sono orgoglioso di essere parente tuo. Io mi sono già vantato per anni di essere parente. So. Adesso posso dirlo, non posso vantare anch'io. Ma c'è tutto il parterre, Fantini, Berti, Guasti, insomma, va bene. Allora, Fabrizio, è stato un piacere. Ci siamo rivisti dopo 36 anni. 36? Vediamo altri 36 anni. Dubito di arrivarci. No, io boh, ok. Io siamo giovani. Ma come? 50 anni, siamo fanciulli. 36 anni? No, diceva lui, fra 36, io mo, ancora. Va bene, allora, ti faccio tanti auguri per stasera. Grazie. Per tutte le tue cose. Tutte uguali, insomma, la scintilla qualunque sia, mi raccomando, fammi sapere. Per carità. Sanremo 95. No, 95 siamo già fuori. 95 siamo. Giorgia. Va bene, allora grazie, ci vediamo. Aspettate, vi voglio dire, sabato ci sarà Riccardo Galardini, non mancate perché è un personaggio incredibile. Poi ci saranno altri due appuntamenti, sabato 22 febbraio Pamela Camassa, showgirl bravissima, Cinzia Lenzi, che è stata un volto storico nella televisione, ex Miss Italia, sì, parente mia, caro, lontano anche lei. No. Allora, posso dire allora è per, che è anche esatto, parente anche mia? Sei parente di no, sono parente di Cinzia Lenzi. E poi abbiamo altre due ragazze molto brave, Linda Collini, attrice, è stata una delle volti storici di 100 vetrine, poi fa teatro, E poi Livia Gionfrida, ottima regista, lavora nel carcere, quindi venite, però stasera grazie a Fabrizio, grazie a Fabio, grazie.